Allora, sono stato vittima di una shitstorm, quindi faccio un video un po' diverso dal solito, senza un copione, senza un testo come faccio di solito, per raccontarvi la mia esperienza, leggere e commentare live i commenti come faccio sempre, nonché magari dare qualche messaggio, qualche suggerimento a chi potrebbe subire, magari ha subito delle cose simili, magari non propriamente delle shitstorm, magari delle manifestazioni d'odio online, ecco. Allora, cominciamo col dire che non sono propriamente una vittima, so benissimo di aver scelto un canale YouTube che tratta delle tematiche che possono dar adito a dei contrasti, diciamo, ecco, non sono, diciamo che me le vado parecchio a cercare, ne sono abbastanza consapevole e non per questo sono giustificabili certi atteggiamenti. Allora, diciamo che comincio col raccontarvi magari cosa è successo. Allora, tutto è cominciato in una chat e io ero lì. Quindi la cosa divertente, diciamo, è che mentre questi si coordinavano per scrivermi gli insulti, io ero lì che li leggevo, perché era una chat su Telegram, almeno una, poi non so se ce ne fossero di più, non credo, perché non è che siano arrivati così tanti commenti, però. Quindi in pratica, di base, uno ha condiviso il mio video su Vita, il partito dei complottisti che ho fatto poco prima delle elezioni, che è un partito di Novax fondamentalmente, e ha scritto: andate a commentare sul titolo a sto scemo, insomma, no? Quindi di base cominciamo col vedere quali sono i commenti che mi sono arrivati, e commentiamo un po' insieme. Allora, intanto vi dico che i commenti, se spesso vi spariscono, è perché non sono io che li cancello, ma YouTube elimina i commenti con link esterni, insulti o cose che scambia per uno dei due, diciamo, ok? Quindi, visto che spesso sento gente che dice che sono censuro, che sono un dittatore, no, semplicemente se insultate spesso vengono eliminati i commenti. Comunque, per fortuna o per sfortuna, molti commenti ce l'hanno fatta ad arrivare sotto il video, quindi andiamo un po' a leggerli e commentarli. Allora, mi chiedono: ma tu chi cazzo sei? Sono Gross, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi se non siete iscritti. Canale di Gross, il canale degli idioti. Eh no, non nominare mai più i miei iscritti. Insultate me, lasciate stare, poverini, che cosa c'entrano loro? Beh, in realtà Gross in inglese significa schifoso, quindi non è sbagliato sostenere che sia un canale di merda, sia nel senso che il canale fa schifo, sia nel senso che nel nome si specifica chi è il proprietario. Buongiorno genio, mi chiamo per quello il canale di Gross, è il mio soprannome da rapper, spoiler, perché appunto mi faceva ridere il fatto di dire cose schifose, orripilanti. Però, insomma, se già faccio ironia io sul mio nome, serve che lo faccia anche tu. Ma chi ti paga, povero idiota? Tu, grazie alla pubblicità che mi generano le tue visualizzazioni. Vergognati per il lavoro di disinformazione che fai. Spero almeno ti paghino bene. Che schifo. Ho la casa piena di diamanti, guarda. C'ho 1600 iscritti, quindi se guadagno 5 euro al mese è già tanto per ora. Però, insomma, piano piano, magari, grazie anche a quelli come voi, magari qualche soldino lo guadagnerò. Speriamo. Penso che tu sia pagato dalla tua stessa rabbia per essere stato bene nel recinto. Beh, non ho capito. Cioè, le tue fonti sono i fact checkers di Mentana e accusi gli altri di complottismo. Ah! Allora, diciamo che per questo particolare video sono solo degli screenshot dei titoli di articoli. Mi vengono bene perché Open li mette rettangolari, quindi li posso mettere a schermo belli grossi. Le fonti sono all'interno degli articoli, però capisco che la differenza possa non essere chiara a tutti, soprattutto ai miei amici complottisti che mi commentano sotto i video. Però, insomma, cosa c'è di falso? Sono solo dei fatti. Però fammi sapere. L'ennesimo debunker wannabe in cerca di like e visualizzazioni. Sicuramente tridosato, che vota PD augurando il peggio ai Novax. Forte sostenitore della scienza. Andrà tutto bene, non ci sono cure, il vaccino ci salva tutti. Probabilmente con un titolo di studio decisamente basso, terza media, e quasi sicuramente tra coloro che si schierano a favore di Black Lives Matter, LGBTQ, dei nazisti ucraini e delle varie sigle finanziate da Soros e Company. Tipico esempio di idiotes, nel senso greco del termine. Non bastavano gli sciacalli che abbiamo avuto in questi due anni, ci mancava Gross, che già di suo evoca riferimenti linguistici poco promettenti. Trovati un lavoro invece del reddito di cittadinanza. Lui chiaramente mi conosce benissimo, visto che sa tutto di me, quindi non starò a perdere tempo a spiegargli che non è azzeccata mezzo. Ho visto per sbaglio sto video, non lo farò mai più. Cazzate a valanga di un povero fallito, viste le visualizzazioni. Prendi coscienza che non ti caga nessuno e cambia mestiere. Questo non è il mio mestiere, io lo faccio per passione questo. Comunque non l'hai visto per sbaglio sto video, perché sei arrivato tramite link esterno. Io vi vedo dalle analitiche, vi pensate furbi, ma non è così.
Minchia, sei giovane, come fai ad essere così tonto? Grazie per il giovane, c'ho già i capelli bianchi in realtà. Comunque, grazie anche a tutti quelli che invece il video l'hanno genuinamente apprezzato. Spero che i miei video vi soddisfino, vi interessino e vi piacciono sempre di più. C'è anche uno che mi ha scritto addirittura una mail insultandomi, che è una cosa molto stupida, visto che l'ho rintracciato tipo in 2 secondi, visto che diceva nome, cognome, fotografia, l'ho trovato su Facebook, so, è chiaramente profilo aperto, quindi so tipo nome, cognome, famiglia, dove abita, un saluto alle forze dell'ordine, ecco. Allora, che dire, cosa ho provato? Per i commenti ci sono in realtà abbastanza abituato, mi fanno incazzare, sentirei se dicessi il contrario, ma non per l'insulto in sé, perché sono insulti abbastanza vuoti, un po' col significato, ma li leggo e facevo come si può essere così stupidi, cioè nel senso, sono onesto, la penso così. Invece la mail, devo dire che mi ha toccato un po' di più. La mail è pubblica, cioè sul mio canale, per tutte ovviamente le necessità di contatti piuttosto che proposte di collaborazione, è lì, non è che è un hacker. Però a parte che mi ero dimenticato questa cosa, mi ha toccato un po' di più, cioè come se mi avesse quasi trovato, come se mi avesse quasi scritto, e quella è stata un po' più difficile. Parte un po' più pratica, ha fatto bene, ha fatto male al video, in realtà non è cambiato tantissimo, non sono aumentate le visualizzazioni, suppongo sia perché le visualizzazioni YouTube le conta solo se guardi più di 40 secondi di video, se non ricordo male, e al contempo non mi sono calate le performance, perché diciamo che la percentuale di visualizzato dei video è più o meno la stessa rispetto agli altri, anche il numero di visualizzazioni. Quindi non è che abbia portato poi chissà che, penso, non penso abbia peggiorato granché. Quindi veniamo ai consigli invece. Allora, secondo me non serve perderci troppo tempo, dedicarci troppo tempo, perché sono dei commenti vuoti, no? Diciamo che non hanno scelto neanche loro di commentare, ma obbediscono più a un ordine impartito dall'alto, no? Come degli automi, quindi non starei neanche a perderci troppo tempo, non restateci male. Poi non lasciatevi frenare, diciamo, nella vostra attività, perché comunque, almeno nel mio caso, è gente disagiata che si vede che ci soffre, nel senso che non è consapevole del male che potrebbe arrecare, no? Ci sta male, ci crede veramente in quello che scrive. Invece agli hater, diciamo, usate internet consapevolmente, con responsabilità. Cioè voi non sapete mai chi ci sia dall'altra parte dello schermo, no? Cioè io sono una persona abbastanza normale, non ho grandissimi problemi, però cioè, c'è gente che ci sta male, c'è gente anche che si è suicidata, insomma. Quindi pensateci 2 volte prima di scrivere, no? Perché magari ci sta anche avere delle opinioni diverse, no? Però insomma, non lasciatevi prendere dalle emozioni, ecco, pensateci un attimo, poi scrivete, usate internet consapevolmente. Quindi quello che volevo dire, ve l'ho detto, sì, non perdeteci tempo, perché comunque non è gente che ha voglia di stare lì aperta al confronto, alla discussione, ad ascoltare realmente le vostre opinioni, non guarda neanche i video, li commenta e basta, senza sapere seriamente, senza avendo visto tipo 10 secondi. Dall'altro lato, pensateci bene comunque prima di andare su internet, perché è sempre un rischio, non lasciatevi comunque frenare, e invece dall'altro lato, ecco, magari pensateci 2 volte, specie se gente che non vi insulta apertamente, ma semplicemente commenta delle idee che non condivide. Ciao, alla prossima con dei video seri montati, giuro che ci metto più tempo, questo era giusto un intermezzo.